Missione compiuta per l'Agenzia Spaziale Cinese. Tre taikonauti hanno raggiunto il primo embrione della nuova stazione spaziale Tiangong 3, attraccando con successo la navetta Shenzhou 12 al modulo Tian-E, elemento centrale del nuovo avamposto orbitale della CNSA, in orbita dal 29 aprile 2021. Una volta terminata, la stazione Tiangong 3 avrà un volume abitabile di 110 metri cubi, circa un quarto della stazione spaziale internazionale. Negli ultimi anni il programma spaziale cinese ha fatto passi da gigante e non è un segreto il progetto di Pechino di mandare quanto prima anche un equipaggio umano sulla Luna. Per gli allenatori di Pokémon e per gli appassionati di queste bizzarre e colorate creature immaginarie arriva Pokémon Unite, il primo gioco Pokémon strategico di lotta a squadre. Si tratta di un gioco free to start e saranno disponibili acquisti facoltativi. Sarà disponibile per Nintendo Switch a partire da luglio 2021 e per dispositivi mobili da settembre 2021. Questo titolo supporterà la modalità di gioco multipiattaforma tra Nintendo Switch e altri dispositivi mobili, che consentirà di lottare contro o insieme ad altri giocatori. Dal bar sotto casa fino al ristorante per la cena fuori. Secondo l'ultimo report di Confcommercio, il settore della ristorazione vale 46 miliardi di euro, con oltre 300.000 imprese attive e più di 1 milione di dipendenti. Lorenzo Pinto, CEO di Ristocall. Ristocall è una piattaforma che mette in contatto i titolari del mondo della ristorazione con i professionisti per prestazioni a chiamata, quindi all'ultimo minuto. Sostanzialmente mettiamo i titolari nelle condizioni di trovare dipendenti nel giro di